È scattato alla ASL 2 lo stato di agitazione del cosiddetto comparto del servizio sanitario, ovvero tutto il personale non medico, quindi infermieri, operatori sociosanitari, tecnici di laboratorio, radiologi, fisioterapisti, nonché personale amministrativo. Il documento prodotto e firmato da quasi tutte le sigle sindacali lamenta il mancato rispetto del rinnovo del contratto di settore avvenuto il 2 novembre 2022. Una chiusura totale inaccettabile, secondo i sindacati. Il direttore generale Thomas Schell non applica quelli che sono i suoi doveri istituzionali, che è quello di aprire una contrattazione seria con le organizzazioni sindacali e aprire delle opportunità per i propri dipendenti sotto un punto di vista economico e sotto un punto di vista organizzativo. E quindi siamo assolutamente insoddisfatti, chiaramente, insoddisfatti per un contratto collettivo nazionale che non rende giustizia, appunto, ma poi anche per un'amministrazione dell'ASL che non intende fare in modo che i propri dipendenti, ecco, siano in grado di offrire un servizio sanitario degno di questo nome. Questo stato di agitazione fino a quando andrà avanti e in cosa poi si può trasformarsi? Dunque, lo stato di agitazione permarrà fino a che l'azienda, il 4 aprile ci sarà un incontro con l'azienda. In questo contesto vediamo se l'azienda ha intenzione di programmare degli incontri certi per finalmente aprire quelle che sono e cercare di risolvere quelle che sono le problematiche che assillano i dipendenti della ASL. Nel caso in cui questo non dovesse avvenire, ovviamente c'è poi il percorso legato al cosiddetto raffreddamento che presuppone l'incontro con il prefetto e con la direzione strategica dell'azienda.